Informazioni in 4 minuti, buongiorno. Sul futuro prossimo dell'Asia S.p.A. LTV ha incontrato il presidente dell'azienda di igiene ambientale, Lucio Lonardo. Con il presidente dell'Asia, Lucio Lonardo, facciamo un po' il punto del sistema rifiuti a Benevento. Beh, c'è poco da fare il punto perché purtroppo la mancanza, come abbiamo più volte ribadito, di impianti ci porta in una situazione di criticità che subisce in alcuni momenti dell'anno delle recrudescenze piuttosto importanti, come in questo momento che, avendo chiuso Piano Bove, abbiamo subito la settimana scorsa la chiusura per 5 giorni di Casalduni, con gli inzivatos che imperversano per le nostre contrade vicino alle campane adibite alla raccolta del vetro. È chiaro che la situazione non è allegra, anche perché è venuto meno anche il progetto dei consorzi che si è esaurito il 12 gennaio e quindi abbiamo anche meno forza lavoro. Quindi diciamo che stiamo lavorando per rivedere un po' tutto il piano industriale dell'Asia per il 2013, con il tentativo di ovviare alla mancanza di personale con lo spazzamento meccanico, quindi implementando le spazzatrici sul territorio e rimodulando il porta a porta all'interno della cerchia cittadina, creando delle isole ecologici itineranti per le contrade, che chiaramente, oltre a consentirci un più puntuale servizio nella raccolta differenziata, è anche un bene per l'utente, perché sicuramente subirà una diminuzione della TARSU, che poi adesso verrà ad essere inglobata col nuovo sistema di tassazione che andrà in porto ad aprile. Sono state presentate a Palazzo Mosti le dimissioni di Aldo Damiano, in carcere a Capodimonte da martedì scorso nell'ambito dell'inchiesta Mani sulla città. Damiano, consigliere comunale fin dal 2001, dovrebbe essere surrogato da Isidoro Fucci, al momento dirigente comunale, che potrebbe per questo rifiutare. Scorrendo la lista di lealtà per Benevento, dovrebbe così toccare a Marco Cangiano. Intanto i legali di Damiano, dopo aver ufficialmente presentato le dimissioni, dovrebbero produrre istanza di scarcerazione nei confronti del loro assistito. Oggi il primo cittadino, Fausto Pepe, sarà interrogato dal GIP Flavio Cusani e terminerà così la fase degli interrogatori. Lo hanno atteso all'uscita del negozio e lo hanno aggredito mentre entrava nella sua auto, rubando l'incasso con alcuni giorni di attività. L'episodio è accaduto a Benevento, in via Torre della Catena, ai danni del titolare del bar Teatro Romano, un quarantenne residente nel capoluogo sannita. Secondo quanto è stato riferito ai poliziotti della squadra mobile, l'uomo aveva appena chiuso l'attività commerciale e stava aprendo la sua auto in sosta per tornare a casa, quando è stato aggredito e rapinato da due uomini che lo hanno sorpreso alle spalle. L'obiettivo era un borsello contenente l'incasso di 9.500 euro. I carabinieri di Benevento hanno tratto in arresto due persone nulla facenti di origine rumena, Lazar Ioan Cosmin di 40 anni e Lazar Radu di 23, quest'ultimo gravato da molteplici precedenti di polizia per lo specifico reato di furto. I due topi d'appartamento stavano per tentare un colpo ai danni dell'abitazione di un docente universitario in via Rummo. Dopo aver completamente scalzato con l'utilizzo di un martello da carpentiere gli infissi di una finestra dell'abitazione del professore, sono entrati per fare il colpo. I due malviventi non sono riusciti a portare al termine il colpo grazie al rapido intervento dei carabinieri. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno arrestato Antonio Calicchio, 61enne del capoluogo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura della Repubblica costituisce l'epilogo di un'attività investigativa condotta dai finanzieri del nucleo mobile della Compagnia di Benevento. L'arrestato, un dipendente della Regione Campania, ha spiegato in una nota il Procuratore della Repubblica, Giuseppe Maddalena, millantando conoscenze importanti, si è fatto consegnare ingenti somme di denaro per garantire l'assunzione presso la Regione.